Amiche ed amici di pomeriggio, buon pomeriggio ovviamente per questo primo collegamento. Siamo al campo comunale di Santa Lucia, frazione di Roseto degli Abruzzi, dove si sta allenando il notaresco e siamo in compagnia del direttore sportivo Andrea Masciangelo. Andrea, insomma, una settimana Buonasera. pesante visto il risultato di domenica, però dai volti, insomma, non solo della dirigenza ma anche dei ragazzi, mi sembra momento buio superato, almeno sotto l'aspetto mentale. Ma non parlerei di momento buio, è un percorso difficile, quindi lo sapevamo. E innanzitutto è un percorso che bisogna ringraziare il presidente della società, il direttore generale Alfredo Natali, il mister, e partiamo anche da Scipe e Bruno, perché il primo giorno non ci dobbiamo dimenticare mai da dove si è partiti. Questo è importante, e quindi sappiamo che sarà dura, che è lunga, che bisogna lavorare. E quindi sicuramente da domenica dopo la partita non ci si aspettava una cosa del genere, ma tutti insieme, come ripeto, ho nominato le persone da quel giorno, hanno iniziato un percorso e mano a mano ci siamo integrati con l'arrivo mio e di nuovi giocatori. E sappiamo che sarà lunga fino alla fine, ma crediamo nel lavoro, quindi vedremo la fine di cosa siamo stati capaci. Notaresco che arrivava, tra virgolette, facilmente in porta, poi su azione di ripartenza, Sì, ma questa. Sì, beccato davvero in pochissimi minuti, 25 minuti, si è un po' le analisi buttato al vento tutto. possono essere tante, sicuramente anche quella di. C'è stato sicuramente più errori, quindi anche quella di andare sotto dopo 10 minuti su una partita dove siamo partiti bene perché la voglia era tanta di continuare un percorso, ma ripeto, ci sta perché non è che con un mese abbiamo la bacchetta magica o comunque le cose potevano cambiare. La cosa fondamentale è crederci, essere compatti, c'è tanta condivisione da parte della società, tutto il gruppo squadra, tutti i collaboratori, quindi il lavoro paga e da martedì ci siamo messi subito ad analizzare quali possono essere stati gli errori, lavorare e ripeto, poi a maggio vedremo. È pressoché cortissima la classifica, soprattutto sotto, no? Anche se qualcuno ovviamente si sta svegliando calcisticamente parlando, possiamo dire che c'è tempo, ma quanto tempo si dà il notaresco per cercare di cambiare marcia, almeno sotto l'aspetto dei risultati? Ma sulla cambiata marcia comunque l'avevamo, diciamo tra parentrando la cosa di domenica, comunque venivamo da 4 risultati consecutivi con solo i 2 gol subiti, quindi era importante anche questo, ma ripeto, l'errore ci può stare e dobbiamo ricompattarci e lavorare. Il girone di ritorno me lo insegnate anche voi, è totalmente diverso Cambia dal il girone mondo. d'andata perché l'anno scorso nessuno poteva pensare che 49 punti per salvarsi, quindi può succedere di tutto. L'anno scorso c'erano 3 o 4 squadre che il girone di ritorno sono passate alla classifica di sinistra. Noi non dobbiamo pensare alla classifica, dobbiamo pensare a continuare a creare quello che è stato iniziato dal primo giorno, quindi capire dove eravamo. E poi sappiamo dove secondo me possiamo arrivare, lo sappiamo tutti, ma ci si arriva con il lavoro, con la voglia, con la fame, con l'umiltà e quindi vedremo. Vigor Senigallia, che domenica è caduta al cospetto di un'altra abruzzese, e forse il Chieti ha svoltato dopo quella gara. Forse Ma ha sicuramente capito il Chieti ha qualcosa vinto in una più. partita importante, però è importante anche, ho visto pure le immagini, ho visto anche un po' la partita e sicuramente gli ha dato forza. Quella che comunque è una vittoria giocando con una squadra, comunque la seconda è un'ottima squadra, che è quella che diciamo potrebbe dar fastidio al Pineto, sicuramente ti dà forza, morale, entusiasmo, quindi noi ripeto, Chieti sicuramente ha fatto una vittoria importante. L'uomo mercato, perché un direttore sportivo ovviamente deve guardare questo non solo nelle finestre in cui il mercato è aperto, ma un po' dare un'occhiata in giro tutto l'anno. Allora ti chiedo se sei contento di quello che hai portato a Notaresco, che margine di miglioramento c'è, credo ampio, e se bene o male pensi che questa squadra possa avere le carte in regola per appunto tirarsi fuori da questa bagarre lì Ma sotto. innanzitutto allargherei il discorso perché in questa società non è che sono arrivato solo io, c'è anche un direttore generale Alfredo Natali che ha tantissima esperienza, quindi c'è tanta condivisione, ci aiutiamo tanto, ci parliamo forse 50 volte al giorno, quindi questo è un percorso di condivisione anche con la società, col mister, quindi non è una cosa individuale, siamo contentissimi del gruppo. Abbiamo sempre gli occhi aperti e il notaresco siamo convinti che abbiamo allestito una squadra che può tirarsi fuori e
Sicuramente sappiamo le difficoltà, quindi non sappiamo quando e se è l'ultimo secondo, però sicuramente siamo convinti, crediamo nel lavoro e la cosa bella appunto che è importante è che c'è condivisione, c'è unione da parte di tutta la società, di tutto il gruppo squadra e questo, almeno dalla mia piccola esperienza, sicuramente sono valori importanti. Con te ovviamente posso uscire fuori dai confini di Notaresco e dare uno sguardo ad ampio spettro su quello che è questo girone. Credo che sulla prima posizione non dobbiamo aggiungere nulla, no? Nel senso che è strameritata sotto tutti i punti di vista, con una costruzione che è avvenuta già da questa estate o forse ancor prima nel tempo, con una visione diversa rispetto alle altre. Però c'è qualche squadra, oltre al Pineto, che ti ha un po' sorpreso, sia in negativo che in positivo, visto il campionato che sta Guarda, conducendo. Io... Tante deluse, credo, soprattutto le grandi. Sì, più che altro l'aveva visionato un po' tutta, un po' la delusione di forse una squadra che credevo che si arrivava nel mercato in una certa maniera, è l'Avezzano, perché l'avevo vista giocare, era una squadra che quadrata, giocava bene, l'avevo vista proprio a Chieti, che aveva vinto una partita con difficoltà, con giocatori importanti. E forse è l'unica squadra che avrei detto che poteva arrivare. Per il resto il Pineto è frutto del lavoro, frutto di una società, frutto di un lavoro perfetto, dove quest'anno secondo me hanno ultimato, non sbagliando neanche un fuoriquota, e prendo un giocatore su due giocatori che poi Giambeghe gli sta facendo tanti gol, ma uno su tutti penso che Losicco sia stato il giocatore che l'ha completato, forse che negli anni di equilibrio che negli anni mancava, e penso che ha trovato quello con dei fuoriquote migliori del girone. Ma io quest'estate dicevo, tra me e me o con qualche amico, Cinzia Albalonga, Trastevere, il Fano anche, che tra l'altro poi domenica ha battuto il Pineto, e poi la conferma del Porto d'Ascoli. Queste credo siano insomma quelle che sono state un po' le delusioni, un po' anche le conferme. Tu invece ti aspettavi qualcos'altro, anche da squadre che sono sotto, penso ovviamente alla Samb. Sì, dalla Samb, ma perché comunque sono squadre che, e piazze, anche la Vastese stessa, che comunque sono stato sulla mentalità, dove comunque cerchi sempre giocatori importanti, però questo è l'esempio che a volte non bisogna comprare o prendere giocatori solo per nomi o per curriculum, ma bisogna costruire un lavoro che è quello che è lungo e può iniziare anche un anno prima, quindi scegliere determinati giocatori, determinati uomini, e poi magari piano piano porre le basi, e questo lo insegna anche il Senigallia stesso, dove andremo domenica, comunque una squadra toccata poco e comunque sta dimostrando bene anche qui. 70% di eccellenza, lo possiamo dire, no? Ovviamente anche una sorta di premio dato dalla società ai ragazzi che hanno conquistato. Può essere un premio, può essere un grande lavoro fatto l'anno prima, andando a individuare giocatori importanti che avrebbero fatto bene anche in Serie D. Quindi anche noi con Alfredo Natali stiamo facendo delle scelte, anche in ottica che se arriveremo già l'anno prossimo avremo dei giocatori, speriamo comunque già in rosa. E quindi è un po' l'anno zero per voi, no? Anche per il cambio societario, ovviamente, con tutto quello che è successo l'anno scorso, c'erano anche incertezze sulla vostra categoria, no? Perché si vociferava questo scambio di società con il Giulianova, poi insomma è saltato tutto, però è l'anno zero anche per voi sotto questo punto anno, di vista, non solo per i ragazzi in campo. È un anno particolarissimo per la società, infatti come ho detto all'inizio il merito è tutto del presidente Luigi Battista e direttore generale Alfredo Natali, che ci hanno creduto, hanno costruito insieme ai ragazzi, al mister. Oggi non potevamo stare a parlare di questa rincorsa, perché non ci scordiamo che il Notaresco prima di Vasto aveva comunque totalizzato 10 punti e forse molti punti meritati e non ottenuti, sì. Quindi questo è frutto di un lavoro eccezionale fino a quel momento, perché se il Notaresco avesse avuto 3-4 punti, 5 punti, cosa per come è partita la società ci poteva stare, certo. Secondo me potevi fare mercato quando volevi, prendere giocatori quando volevi, ma era molto difficile. Quindi merito per quel blocco di lavoro, poi ci sono uniti delle persone sia a livello societario sia a livello di squadra e continuiamo a lavorare con grande unione, grande fame per portare il Notaresco a salvarsi, e poi vedremo il futuro. Volevo chiudere in bellezza, però ti devo fare la domanda un po' più antipatica, più fastidiosa. C'è stato qualche calciatore individuato che ti ha detto no, non per la bontà del progetto o per la conoscenza tua diretta, ma perché la situazione in classifica poteva un po'
tarpare le ali per una nuova ripartenza? No. Per quel che riguarda il calciatore, ovviamente. Ti dico la verità, no, al contrario. Perché può accadere, ovviamente. Assolutamente, no? Assolutamente. Però io ho sempre pensato che da questo punto di vista fa molto le persone. Persone che compongono la società stessa, e anche un po' il carattere, perché c'è quello che casomai è meno predisposto a tirare fuori l'ano. Anche al di là del giocatore, secondo me, non abbiamo avuto mai difficoltà perché la storia anche che compone la società fa tanto. Ripeto, Alfredo Natali è forse tanti, non faccio gli, non dico gli anni, non dico gli anni, perché se no lo facciamo vecchio. Rispettiamo però, l'anagrafica di tutti. E ha però sempre lavorato in una certa maniera, e quel poco che comunque ho fatto anche io, quando hai una metodologia, sei una persona comunque reale, sai, i giocatori parlano, così come parlano i presidenti, i direttori. E quindi non abbiamo trovato nessuna difficoltà, anzi, sono venuti tutti convinti, ma siamo andati anche la soddisfazione mirati, senza tanta ricerca, mirati e convinti di aver scelto innanzitutto prima l'uomo e poi il giocatore giusto. Nei mesi passati la domenica eri ovunque, lo possiamo dire, anche perché eri libero, no? Tra virgolette, hai raggiunto ciò che desideravi, perché Notaresco ovviamente viene da una storia freschissima, diciamo così, oggi è ancora più fresca perché c'è stato il cambio in società, è andato via il vecchio allenatore dopo un ciclo importante con Salvatore Di Giovanni. Era questo ciò che desideravi, anche una sorta di, come posso dire, di sfida, no? Non facile da affrontare, ma dove veniva fuori anche il carattere di cui parlavamo prima. Penso che io almeno quando, cioè Vasto, ho scelto di non rimanere in condivisione col presidente, grandissimi rapporti, ma perché penso che quando fai questo lavoro lo stimolo, come hai detto tu, è fondamentale. E qui sono stato subito accolto benissimo, ma ci sono venuto con la voglia che avevo, come se fosse il primo giorno che ho iniziato questo lavoro, perché c'è un ambiente sano, ma ho trovato una società, nonostante le difficoltà, organizzatissima a livello professionistico. E quindi questo è solo, sono orgoglioso di poter far parte di questo gruppo di lavoro, e cerco di dare me stesso tutti i giorni con condivisione, con umiltà e fame, e quindi non potevo chiedere di meglio, e quindi ho accettato subitissimo e ci siamo messi subito al lavoro. L'ultima davvero e poi ti lascio lavorare. Il mister è tornato negli spogliatoi. Come sta? Perché lui ovviamente da notareschino forse questo peso se lo sente ancora di più rispetto agli altri, no? Con tutto il rispetto per chi ovviamente proviene da altre zone d'Abruzzo e non solo. Ecco, lui questa sensazione di dover metterci qualcosa in più ogni volta, pesa, la sente addosso? Ma lui sicuramente la sente, ma la sentiamo tutti, perché ci siamo immedesimati subito in questo contesto, quindi gli stiamo molto vicini anche a lui, perché sappiamo che comunque è una sfida, ma penso che al di sopra di tutto ci sia la professionalità. È un allenatore che sicuramente con queste categorie non c'entra, è un professionista, un grande uomo. Ti dico che però non ha raggiunto gli spogliatoi, se è seduto in panchina forse chissà poi riuscirò a strapparli, quindi vuol dire che è predisposto anche a scambiare due chiacchiere. Ma sicuramente chissà. Perché sì. Ripeto, parliamo sempre, siamo sempre insieme, ho trovato una persona eccezionale che, ripeto, sicuramente ci tiene, ma ci teniamo tutti, perché è una cosa che le sfide più sono difficili e più ci piacciono, soprattutto quando si ha un gruppo di lavoro professionista che comunque ha delle idee condivise, ha delle idee giuste, e quindi vediamo, cercheremo di aiutarlo e sostenerlo fino alla fine al massimo, perché crediamo in questo risultato. Grazie Andrea, grazie Masciangelo, direttore sportivo del Notaresco. Noi ovviamente siamo sempre qui sul sintetico di Santa Lucia del Roseto degli Abruzzi per seguire un po' la fine degli allenamenti del Notaresco, che domenica avrà uno scontro importante in quel di Senigallia contro la Vigor. Restate con noi. E allora è arrivato Tiziano De Patria, ne parlavamo insieme al direttore, ho detto il mister è andato di corsa nello spogliatoio appena ha visto la nostra telecamera, però poi mi sono girato e eri scappato, insomma, sul filo del fuorigioco. Stavo parlando con i ragazzi. Però ti vedo sorridente, no? Io cerco di farti ovviamente anche qualche piccola battuta. L'ultima domanda, l'ultima osservazione fatta Andrea è stata quella del tuo nome, ovviamente, perché sei una figura fondamentale per questa società, anche perché sei di Notaresco, e ho detto ad Andrea ma forse il mister si sente tanto peso anche per questo motivo, e quindi vuole continuare a combattere fino alla fine, o cambia poco la residenza e il luogo di nascita? No, cambia, cambia, perché ci tengo tantissimo, poi mi hanno chiamato in una situazione disperata.
Io ho accettato. Quando le cose andavano bene non chiamava nessuno, vero Vittorio? Purtroppo succede, a me succede sempre così. Che fai da salvagente. Però io ho accettato con entusiasmo, sapevo delle difficoltà, sappiamo delle difficoltà, però tutti insieme dobbiamo cercare di venirne fuori. È stato... La testa fa la differenza però, mister. Sì, sì, la testa fa tutta la differenza. Adesso dispiace per l'ultima domenica del campionato, perché avevamo fatto un mese veramente fatto bene. Con anche domenica, no? Partiti alla grande in 25 minuti, quasi, io dico spesso una porta e due squadre, solo che poi la squadra che poche volte aveva visto la porta ha fatto tre gol. Come te lo spiego? Il calcio è questo. Infatti io ai ragazzi ho detto di stare tranquilli, sereni, perché poi può girare da un momento all'altro, perché tu fai una prestazione del genere con quasi 10 palle gol, purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro, qualche errorino dietro l'abbiamo fatto, però il risultato è pesante, ma dispiace soprattutto perché venivamo da un mese veramente fatto ecco, bene. Ma un uomo di calcio, un allenatore esperto, un giocatore straordinario, no? Torna negli spogliatoi, non solo ovviamente dopo la partita domenica, ma soprattutto deve ricominciare una settimana, e al cospetto ti trovi davanti dei ragazzi che, come hai detto tu, hanno prodotto 10-11 palle gol, poi però li devi un po' punzecchiare per il fatto che ne hanno subite tre. Ecco, lì come si gestisce, non in generale, ma la situazione Notaresco, come si gestisce per uno che è di Notaresco? Ma sappiamo che non è facile anche perché, ripeto, tu quando... Un po' bastone e carota? Ma io no, più carota, perché sinceramente i ragazzi stanno dando tutto. Anche all'inizio noi avevamo mille problematiche, però hanno dato tutto. Sì, vissute anche da me, perché vi sono venuti a trovare quest'estate davvero difficili. Però mister, una provocazione è questa: è finita l'attenuante di quel periodo un po' turbolento, sì, quando ancora non si conoscevano un po' le dinamiche? Sì, sì, no, adesso la società si è assestata, il gruppo si è assestato, noi siamo partiti con due o tre mesi di ritardo, praticamente il primo mese e mezzo per noi era... che giocavamo, è vero. Era come fare le amichevoli, però erano partite vere. Nonostante ciò abbiamo sempre giocato alla pari con tutti, e il rammarico che potevamo avere 4-5 punti in più. Però ripeto, adesso c'è il rammarico di quella della scorsa domenica, quel risultato pesante, e quindi dobbiamo venirne fuori, perché era stato fatto un mese veramente bene, anche con i nuovi arrivati che ci hanno dato... Sono integrati bene, con qualità e esperienza, hanno dato più sicurezza anche di tanti giovani che sono cresciuti. Non ci voleva questa battuta d'arresto. Sì, perché poi si veniva da quattro partite, sì, dove avete ottenuto una buona striscia. Sì, no? Credo della parte destra della classifica è una delle strisce più alte, no? Sì. rispetto alle altre. Sì. Ti lascio andare perché ti sei allenato, ma l'ultima curiosità che ti chiedo è questa: secondo me, rispetto agli altri anni, il livello sia in alto che in basso si è leggermente abbassato, soprattutto sotto l'aspetto tecnico. Questo vi può dare più speranze, anche perché sotto la classifica, mister, è abbastanza corta? Oppure questo ti può mettere in apprensione, perché si può perdere e si può vincere con chiunque? Sì, sì, è così, come dici tu. Si può vincere e si può perdere con chiunque. È importante fare ogni domenica fare la partita giusta. Noi lo stiamo dimostrando soprattutto fuori casa. Noi stiamo facendo benissimo. Ti ha sorpreso questa cosa? No. Pensavi di avere vita facile di più in casa? No, non mi sorprende per le caratteristiche della nostra squadra. Assolutamente non mi sorprende, perché noi quando giochiamo su campi un po' più piccoli, sintetici, siamo una squadra poco fisica e quindi esce fuori un po' il piede. A parte il piede, è più la parte agonistica, l'intensità più che il piede, più che la qualità. L'intensità. Invece in casa, il campo grande, spesso abbiamo giocato su campi pesanti, noi non abbiamo grande fisicità e facciamo fatica, però invece... Infatti i risultati migliori li abbiamo fatti fuori casa. Per questo non mi spaventa il fatto di avere il calendario, di avere più partite fuori casa che in casa da qui alla fine. Allora, speriamo nelle piogge, così facciamo allagare il Savini di Notaresco e giochiamo da un'altra parte. Ovviamente una battuta. Il rammarico è più grande, che non riusciamo a dare delle gioie ai nostri tifosi che ci stanno sostenendo e ci hanno sostenuto dall'inizio.
Quindi il rammarico è anche questo, che purtroppo non li facciamo gioire in casa. L'ultima prima della doccia, una partita che Tiziano De Padre vorrebbe rigiocare, di quelle disputate quest'anno, anche di quelle vinte, perché anche nelle partite vinte forse il mister trova sempre dei difetti enormi, però si piglia il risultato ovviamente. Però una gara che vorreste rigiocare, mister? Ma no, più di una, perché noi in tante gare non meritavamo. Però quella che ti è rimasta proprio qui, che non riesce a scenderti, con Roma City? Per la prestazione ecco, sì, assolutamente ecco, sì. E forse l'unica, parlo del primo tempo, dove lì ho veramente l'atteggiamento della squadra non mi è piaciuto e gliel'avevo detto ai ragazzi. Invece domenica era tutt'altro atteggiamento, perché siamo partiti fortissimo, benissimo. E quindi assolutamente no, lì assolutamente sì, infatti. Però ecco, una visione diversa rispetto agli altri che spesso e volentieri vorrebbero rigiocare una partita dove hai fatto un'ottima prestazione ma non hai preso i punti, rispetto a quando invece c'è stata una delusione, credo, sì, no? A livello tecnico-tattico da parte del. Assolutamente, con Roma City atteggiamento sbagliatissimo. C'era iniziato il mercato, alcuni che dovevano andare via. Però, forse la testa non era la sì, testa idea. Però abbiamo fatto delle robe che una squadra di calcio non può fare. Un voto secco e poi davvero doccia all'accoppiata Natali e Masciangelo per il mercato, ovviamente. Ma sono due direttori. Tanto non ci stanno ascoltando, no, mister. Sono due direttori di esperienza. Sette? Sì, sì, abbiamo okay, fatto un buon mercato. È un buon voto, insomma. Sì, abbiamo fatto un buon mercato, poi ragazzi seri abbiamo preso, professionisti. Adesso niente, dobbiamo rimboccarci le maniche, dimenticare la partita di domenica scorsa, perché, ripeto, venivamo da un bel mese. Però le cose buone ce le prendiamo, no? Perché in porta, come hai detto tu, è stato creato sotto porta, avete fatto tanto, poi è mancata sì, un po' di lucidità forse. Sì, anche la lì, freschezza mentale. Sì, anche lì devono stare tranquilli i ragazzi, gli attaccanti, non devono pensare, non fa, se no poi diventa un assillo. No, gli ho detto, dovete continuare a giocare come state facendo, che il gol arriva senza problemi. Quindi tranquilli, sereni, perché nel momento che meno te lo aspetti poi la butti dentro. Arriva il gol. Grazie a Tiziano De Padre, grazie mister del Notaresco, e grazie mister per l'ospitalità. Noi riusciamo grazie a capire un po' i momenti di difficoltà, però ogni tanto dobbiamo rendere anche un bel servizio a chi vi segue anche a casa. Assolutamente, insomma, sì, e siamo contenti che ci siete. Perfetto, in bocca al lupo mister. In bocca al lupo, grazie. Grazie.